L'epidemia di coronavirus sta mettendo alla prova anche la tenuta del sistema educativo. Le scuole sono aperte, ma le lezioni sono sospese e nessuno sa dire quando potranno riprendere. Più passano i giorni, più si cerca di trasferire online la didattica. Non tutte le scuole sono dotate di lavagne interattive multimediali e non tutte le famiglie hanno gli strumenti per connettersi, anche se la maggioranza può farlo. La banda larga ultraveloce raggiunge il 24% della popolazione, contro una media europea del 60%. Ma le reti di comunicazione stanno tenendo, nonostante l'impennata del traffico e delle connessioni a internet. Le grandi compagnie come Vodafone, TIM, Fastweb, Wind3 e Iliad hanno varato iniziative gratuite, anche in termini di offerte di giga, per aiutare docenti, studenti e famiglie. C'è un fiorire di iniziative. I ministeri dell'istruzione e dell'università hanno aperto e aggiornano frequentemente una pagina internet dedicata al coronavirus e alla didattica a distanza. Ci sono le piattaforme specializzate, i materiali multimediali, il servizio di assistenza per insegnanti e dirigenti. Ci sono blog molto seguiti come Felici di Studiare, che propone un kit di didattica a distanza facilmente accessibile anche a chi preferisce o è costretto a preferire l'analogico. Ci sono le iniziative della Treccani, di Tutto Scuola, della Fondazione Agnelli, di molte università, a cominciare da quella di Padova, che ha messo online 3.000 insegnamenti e connette in contemporanea oltre 20.000 studenti. Trovano una nuova ragion d'essere i registri elettronici, ma anche Skype, Zoom, WhatsApp. È una rivoluzione da cui la scuola italiana uscirà cambiata, si spera, per sempre.